Gli ingegneri oggi chiedono investimenti. Che tipo di risposte può dare il governo da questo punto di vista? Il governo ha cercato di utilizzare al meglio anche il semestre di presidenza europea per porre sempre più al centro del dibattito il tema della crescita, la quale passa oggettivamente attraverso gli investimenti e, come anche sta emergendo in queste settimane, l'idea di una spesa per investimenti slegata dal vincolo del 3% per quei paesi che lo rispettano come siamo noi sta cominciando a passare in Europa e questo potrà dare molto spazio finanziario appunto per più investimenti nel nostro paese. Quanto sono importanti questi momenti di confronto anche con quelle che sono le professioni nel nostro paese? I momenti di confronto sono sempre importanti, lo sono con tutte le categorie, a maggior ragione da certi punti di vista lo sono proprio con le categorie professionali, perché è un confronto che entra molto nel merito e spesso porta anche ad individuare delle soluzioni tecniche e normative, posto che qui stanno i tecnici.